Per favore, è per pochissimo tempo, la prego. È il suo solito show. Allora io non ti mancherò, Miranda. No, mamma, certo che mi mancherai, ma capisci? Certo, capisco, capisco tutto e comprendo tutto, ma vi dico una cosa, ve la dico. Guzman ci rimarrà più male di tutti, anche perché lui non era presente e ci rimarrà molto male quando lo saprà. Insisto, perché non aspettate che torni Guzman? Mamma, non trovare scuse. Con mio padre me la vedo io. E poi noi non ce ne andiamo per sempre. Sì, è un breve periodo, non esagerare. Per favore, Victoria, vogliamo solamente trascorrere qualche giorno con papà, chiacchierare e conoscerlo. Questo e basta. Capito, ma tornerete? Certo, sì. È già tardi, dai, facciamo la valigia. Dovete tornare. Sì, ma sì, mamma, abbiamo tutto qua. Devi fare la tua valigia, figlia. Che c'è, mami? Mamma. No, sto bene. Su. So che mi vuoi bene, so che mi vuoi bene, so che mi vuoi bene. Sì, tranquilla. Ma che bontà, un buon hamburger è proprio quello che ci voleva per noi che mangiamo sempre sano. Va bene mangiare sano, ma ogni tanto è anche giusto mangiare un po' di queste cose. Il mio è il migliore perché è sempre un hamburger, ma è sano perché è vegetariano. Ma che vegetariano? Quella è una roba orribile, ma che cosa c'è? Vuoi paragonare il mio hamburger con quello lì? Cosa c'è lì dentro? Se il cibo vegetariano è cibo sano, cos'è quello con la carne? È cibo malsano? Devo chiamare un medico per l'hamburger. Un medico per l'hamburger. Un medico per l'hamburger. Voi non state bene, lo sapete? No, non state bene. Tranquilli. Sentite, c'è un dubbio che mi sta logorando. A proposito di cibo. Ma come mai non abbiamo pensato a farlo prima, ragazzi? Mi sono sporcato. Ma che porta? Ma sporcati, tesoro, chi ti rimprovera qui? Chi ti vede? È vero. Ma come andranno le cose al collegio? Ma come devono stare bene? Miranda che... Ah, Miranda, che ti metti a fare il poeta? Che Miranda impari a essere una donna indipendente e a non dipendere da te, ragazzo. Sì, ma è che vero. Miranda, brindiamo. Che sei indipendente. Sì, brindiamo all'indipendente. Bevi, coraggio, oggi voglio vederti bere, avanti. Buono, è buonissimo. Guglielmo, va tutto bene, ma possiamo vedere se ci sono messaggi? Sai perché rido? Perché? Perché hai detto una cretinata. Ma che messaggi? Facciamo un altro giro, avanti. Sì, un altro ragazzo, giro. Ragazzo, tre hamburger così. Il mio altro così. Grazie, salute ragazzi. Davvero, ho pensato di andare fuori tante volte e non l'ho mai fatto. Dove vai, carina? A dormire, dove vuoi che vada? Errore, qui tu non entri. Scusami? Le traditrici non entrano. Ma ragazzi, che cosa vi succede? Non hai sentito, Olivia? Te ne vai dalla stanza perché le furbe qui non entrano, quindi te ne vai. Ciao ciao, Olivia! Ciao ciao! Vattene, Olivia, vattene! Ma dai! Missione compiuta. Questo succede a chi fa la furbetta. Dormi bene, Olivia. Ma che faccio io adesso? 3, 4, 5, 6. No, dai, sei non forte. Ce la faccio. Non puoi mollare adesso. Di poco continua. Vedi che ce la fai, Raul? C'è qualcuno di troppo o sbaglio? No, no, tranquillo, non sbagli, lo sì, penso anch'io. Sì, ho questa sensazione, è come se ci fosse qualcuno in più. Di che parlate? Del fatto che Martin non c'entra più nulla con noi, Ivo. Bene, ma la stanza è di tutti, ognuno pensi a sé, eh? Qui si fa quello che decide la maggioranza, Ivo. Sì, e la maggioranza vuole che Martin se ne vada. Io sono qui perché mi ci ha portato mio zio. Ah, certo. E noi quindi ti dovremmo sopportare perché ti ha portato tuo zio? Senti, Martin, ci hai stancato. Vuoi continuare a trattarci male? Che vuoi? Martin si è pentito e ha chiesto scusa, è andata, sì, basta. Ma è troppo facile prima offendere e poi venire a chiedere scusa. Ma c'è gente che neanche si pente. Ragazzi, basta, non è giusto quello che gli state facendo, non punitelo. Non è giusto? Beh, le cose qui funzionano così, puoi andare con lui se credi. Sì, davvero, Ivo, noi non lo vogliamo qui. E su questo siamo tutti d'accordo, prego. Ma guarda che situazione. Vai e non tornare. Non so, Ivo, puoi scegliere. O te ne vai con il nuovo arrivato, o rimani qui con i tuoi vecchi amici. Luna, mi metti via lo spazzolino? Sì, grazie. Ah, ci racconterà tutto della mamma. Sicuro? E sicuramente avrà anche delle foto. Foto? Tu sai come si sono conosciuti?
No, 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 non so nulla, né dove si sono conosciuti, né dove hanno studiato, né se abbiamo dei nonni. Immagina se abbiamo zii e cugini. Lo scopriremo durante il viaggio. Ah, Luna, abbiamo una famiglia, una famiglia. Che c'è? La mamma non ci sarà. Mio padre nemmeno, ma non preoccuparti perché loro capiscono e sanno quanto li amiamo. Ora provo a parlare con lui, lo chiamo. Ha il cellulare spento. Ciao, papi, come stai? Ho bisogno di parlarti, per favore, quando senti il messaggio, chiamami. Ti do un bacio, ti voglio bene. Che altro mi serve? Ah, bene. Alessio, come stai, fratellino? Spero che vi stiate divertendo. Appena puoi, chiamami, così parliamo. Un bacino. Bene, proveremo più tardi, allora. È spento? Sì. Che strano. Anche Toto ce l'ha spento. Tutti e tre spento? Toto? Beh, niente, sono io e... quando puoi, chiamami, così parliamo. Bacino. Che strano. Non sarà successo qualcosa? Miranda, ma che cosa vai a pensare? Va bene. Ma può essere successa qualsiasi cosa. Uno non ha più batteria, l'altro ce l'ha nella borsa e l'altro non ha segnale. Sono così distratti. Sì, è vero, sono così. Se non gli organizziamo noi la vita, sono un disastro, vero Luna? Siamo insostituibili. Sì, certo, totalmente. Io credo di avere tutto. Sì, questo zaino è da portare. Già, andate via. Sì. Avete 2 minuti per salutarci? Mamma! Io non ti ho mai detto che tu... che tu sei la sorella che avrei voluto dare a mia figlia. Non te l'ho mai detto, te lo dico ora. Sei la figlia più grande che avrei voluto avere. L'ho detto... Grazie, Victoria. Ok, ok. Anche lei è molto importante per me. Sta riempiendo il vuoto di una mamma che non ho mai avuto. È la mamma di mia sorella, quindi è anche un po' la mia mamma. Sapete una cosa? Cosa? Vi voglio tanto, 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 tanto bene. Lo sapevate? Ve ne voglio tanto che non ho bisogno d'altro per essere felice e sentirmi sicura. Lo so, ma ora devi andare a conoscere il tuo papà biologico, no? Questo è certo. Sì, mamma. È necessario, sì, lo so. Bene. Bene, allora... E adesso vi dico una cosa che è importante che vi ricordiate. Non ce la faccio, ma devo dirlo. No, 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 mi calmo. Voglio dirvi che andate pure e abbiate cura di voi. Ma è molto importante che torniate, ma perché sì, certo. Voi per me, io certo posso avere la Mastery School. La Mastery School è sempre molto importante per me e forse sarò anche la numero uno negli affari e posso essere molto felice con queste cose. Però Guzman, io senza di voi e senza Alessio non possiamo respirare. Questo volevo dire. Grazie, Victoria. Ok, ok, ora potete andare a Rio de Janeiro, in Brasile o dove dovete andare. Risolvete ciò che dovete risolvere, andate veloci e veloci tornate, d'accordo? Bene, andiamo perché si fa tardi. Va bene. Andate, un bacio, state bene. Ah, un'altra cosa. Sì. Venite, è importante questo, ve lo dovete ricordare. Luna, tu hai in carico tua sorella minore. Che si lavi bene i denti, che non dorma troppo, controllala. E poi non separarti mai da lei, neanche va un bene, secondo. Mamma, ora andate, andate. C'è un altro tovagliolo? Ah, sono finiti. Io vado a lavarmi un attimo le mani, torno subito da voi. Ne vuoi un altro? Te lo ordino. No, sicuro? No, grazie. Stai pensando quello che penso io? Sì, ma dobbiamo essere veloci. Se non ci sono messaggi, non chiamiamo. Non possiamo farci vedere da Guglielmo. Vediamo. Ecco il tuo. Ho parecchie chiamate perse, e tu? Io ho un messaggio di Miranda che dice di chiamarmi. No, beh, aspetta, aspetta, tu non hai credito, chiamo io.
Non c'è segnale. Lo sapevo io, lo sapevo che mentre stavo al bagno mi avreste preso i cellulari dalla giacca. Ma no, Guglielmo, guardavamo solo i messaggi. Ok, non avete potuto evitare di guardare se ci sono messaggi. Sì, ci sono messaggi e molte chiamate perse. Siamo preoccupati. Siamo preoccupati. Abbiamo chiamato, ma non c'è segnale. Non c'è segnale, visto? È il segnale che non bisogna telefonare, cioè quello che ho detto io, ragazzi. Non bisogna chiamare. Guglielmo, puoi smetterla un secondo? Sì. Guarda se il tuo cellulare è a campo, per favore. Per favore, oh, ancora con questo telefono. Guarda se ci sono chiamate perse. Ma per favore. 10 chiamate perse. Ah, bene. Hai e visto? Ti sembra poco? Ma un momento, qui allora sta succedendo qualcosa. Ragazzi, scusate, ma così non posso continuare. Non mi va, non mi va. No, devo tornare, devo sapere voglio che succede. Tornare. Andiamo in un punto in cui ci sia il segnale. È preoccupante. Andiamo, andiamo alla macchina, su, dai, andiamo, ragazzi. Prendi la giacca. È finita l'avventura. Mi sembrava fin troppo bello. Non c'è mai pace, non c'è mai pace. La verità è che mi sono stancato di tutte queste cose. Sì, sono molto complicate. Inventano storie. Sì, Olivia soprattutto. E lei è immatura. Sì, perché gli uomini sono migliori, è così o cos'ha? O bianco o nero. O bello o brutto. O grasso o magro. O alto o basso. O bimbo adulto. O bimbo adulto. No, 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 non fare, io ho detto prima io. Olivia, dai, che c'è ora? Mi hanno cacciato. Che cosa? Sì, mi hanno cacciato, mi hanno maltrattato, mi hanno buttato le cose in corridoio. Scusa, Olivia, non ti capisco, ma che ti hanno detto? Di tutto, meno male che siete miei amici. Geronimo, mi puoi aiutare, per favore? Ti prego, devi aiutarmi. Sapevamo di trovarti qua. Vattene da qui, strega. Qui nessuno caccia nessuno. No, non ci posso credere. Che succede? Che coincidenza, proprio tu mi chiedi che succede. Mi cacciano dalla stanza per colpa tua. Per colpa mia? Sì, per colpa tua. Per ingelosirmi hai fatto la stupida con Polo e Ulisse e mi hanno cacciato dalla stanza. E hanno ragione. Che stupido farmi trascinare dai tuoi giochetti infantili. Comunque, quello che è successo con Ulisse non l'ho fatto per ingelosirti. Ah no? E allora che cosa è stato? Un'altra cosa. Aspetta, che mi vuoi dire? Si può sapere che cosa sta accadendo tra te e Lucilla? Bene, bene, bene. Ecco qua, le ho portato un bel tè caldo, così lo bevi e vedrà che la rilasserà e poi si sentirà molto meglio. Andiamo, Victoria, su. Anche perché io mi domando, come farà domani ad affrontare il lavoro? Lei è la testa e il cervello della Mastery School. E che vuol dire che mi importa? Non voglio fare nulla. Non voglio fare nulla che mi importa. Come che importa? Noi abbiamo bisogno di lei. Ma proviamo ad affrontare il problema. Sua figlia Miranda starà bene. Miranda starà bene, lei tornerà e andrà tutto molto, molto meglio. Noi dobbiamo sempre guardare avanti, verso il futuro. Abbiamo trovato così tante chiamate che siamo tornati. Ma è successo qualcosa? Qualcosa! Lui chiede se è successo qualcosa! Stai piangendo, mamma? Perché piangi? Cosa è successo? Non sarà perché ci ha rovinato la gita. Ma che gita, che gita! Qui accadono cose molto più importanti di quello che lei pensa e anche peggiori. Che c'è, mamma? Così ci fai preoccupare. Luna! Che succede a Luna? E Miranda! Sono andate con il loro papà biologico, Gianni Moreno. Ma dove? In Brasile. Che? In Brasile? Sì, in Brasile. Desde aquel día en que lo conocí.
felice finché sempre.